dal punto di vista della regione, ecco, un ulteriore tassello, no? È l'ulteriore passo di un progetto importante, ambizioso, anche un po' visionario. Con il sindaco Biondi 2 anni fa scrivemmo a Gentiloni e Sassoli nei loro rispettivi ruoli presso l'Unione Europea per candidare l'Aquila ad essere il centro di un'agenzia dedicata ai temi della ricostruzione e delle emergenze, di cui l'Aquila e l'Abruzzo in generale hanno acquisito una esperienza non comune, fuori dal comune, straordinaria, credo unica in Europa. Tant'è che questo progetto della Scuola Nazionale per la formazione di tecnici qualificati non è una semplice azione risarcitoria di un territorio nel quale bisogna creare magari anche dal nulla posti di lavoro, è una competenza e un'esperienza che il territorio abruzzese rimette a disposizione dell'Italia intera, perché questi eventi continueranno ad accadere e qui abbiamo accumulato un patrimonio notevole di esperienza che è bene mettere a regime e a sistema per non dover ricominciare da capo ogni volta.